È la mela rosa romana, frutto antico coltivato in Appennino fin dall'antichità, ma poi progressivamente abbandonato con lo spopolamento della montagna. E in questi anni è in atto un progetto di valorizzazione e recupero della mela rosa romana dell'Appennino bolognese. La Regione Emilia-Romagna ha approvato un finanziamento di 154.000 euro per un progetto sperimentale sul ripristino di questo frutto dalle incredibili proprietà antiossidanti per poter creare un'innovativa filiera produttiva commerciale dell'antico frutto appenninico. Di questo si è parlato a San Benedetto Val di Sambro, un convegno tenuto all'interno della rassegna Bologna Montana Evergreen Fest, la festa dell'ambiente e della sostenibilità svoltasi nei quattro comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto e che si conclude questo fine settimana. La mela rosa romana è una testimonianza plurisecolare di una biodiversità tutta appenninica. Oggi si tratta di fare di questa storia, di questa testimonianza così importante, una leva di sviluppo agricolo per l'Appennino. L'obiettivo è quello di realizzare e impiantare una moderna filiera produttiva. Per questo abbiamo bisogno del contributo dell'università. Per questo è importante il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che tende nell'arco di 2 anni a individuare tutto ciò che serve per mettere in piedi un'attività che sia economica e che sia in grado di prospettare il vantaggio per chi decide di sviluppare questa melicoltura appenninica. Le condizioni ci sono, il prodotto è unico, ha proprietà nutrizionali incomparabili con le mele ordinarie. Abbiamo insomma la possibilità di fare qualcosa di nuovo e di importante. È uno dei tesori da riscoprire dell'Appennino e fortunatamente oggi c'è una nuova generazione di imprenditori che riprende in considerazione la coltivazione di questa mela, che è unica soprattutto per tutto l'Appennino e che può costituire un fattore differenziale nel mercato per opporsi a, diciamo, alle varietà standard prodotte in quasi tutto in pianura. Quindi attraverso questa rosa romana l'economia dell'Appennino può guadagnare e valorizzare se stessa, ma occorrono tante condizioni che vanno verificate, anzitutto che gli operatori siano aiutati dagli enti pubblici per gli investimenti, il credito agrario, riuscire a produrre una massa critica per sfondare con contratti nelle catene di negozi e altro. Cioè bisogna arrivare a fare una massa critica di prodotto e bisogna che i produttori, quelli che continueranno a produrla, siano uniti nelle modalità di produzione, di distribuzione e di vendita. È importantissima perché ha dei polifenoli che solo lei ha, e il massimo esponente mondiale, Silviero Sansavini, che è veramente preparatissimo su questo, ci dice questo. Quindi noi nel nostro territorio, nella vecchia comunità montana, abbiamo questa mela con questi polifenoli e dobbiamo solo rivalorizzarla, farla sentire nelle sue forme fresche, col succo. Addirittura tra 20 giorni mi arriverà la grappa alla mela rosa romana, facciamo già l'aceto, ci sono già 5 aziende che fanno la mela rosa romana marmellata con i frutti di bosco e altre cose. Quindi si sta aprendo veramente un mercato, io ne sono convintissimo. Abbiamo portato quello che è più importante di tutti, cioè lo studio, la concretezza. Adesso bisogna iniziare a piantare con dei fatti e poi avanti, avanti tutta. Sappiamo che la domanda in questo momento è elevata più di quanto è la produzione, quindi il punto importante adesso è aumentare un po', fare crescere, non dico tantissimo, ma fare crescere un po' la produzione di rosa romana e non collegata a questo anche quello di altri frutti antichi della zona, che sono tanti. Questo quindi credo la cosa più importante, se vogliamo rilanciare il territorio, è un po' riportare gli agricoltori a fare frutticoltura. Ecco.